Salve a tutti, oggi vi voglio fare una piccola guida sul software Model Maker. Vi ricordate il software che fa le scatole tridimensionali? Io l'avevo comprato quando avevo ancora il PC vecchio ed era a 32 bit, quindi andava perfettamente anche cliccando, una volta fatto il disegno, anche cliccando su quest'icona qua. Ora che ho il 64 bit, non posso più tagliare direttamente dal software, ma mi devo salvare la mia scatola. Ora vi faccio vedere per capire bene. Facciamo una scatola, ok? Questa è la nostra scatola. Quindi chi aveva il 32 bit basta che cliccava su quest'icona qua, vi apriva questa finestra, una volta connessa la nostra silhouette, ci tagliava direttamente dal software. Chi ha il 64 bit, questo purtroppo non avviene più, quindi dobbiamo fare un passaggio in più. Dobbiamo andare su File, facciamo Esporta rete, vedete che ve lo mette in SVG, andiamo a trovare la nostra cartella e vado a salvare il mio disegno. Io lo metterò in piccole guide. Andrò a metterlo in Model Maker e mi scrivo scatola e salvo. Una volta salvato, andiamo sul silhouette, facciamo apri e andiamo nella cartella in cui l'ho salvato e faccio clicco due volte e mi si apre, vedete, la scatola. Quindi abbiamo già la scatola pronta. In questo modo non dobbiamo crearcelo noi piano piano con tutte le misure, tutte le linguette, perché è già fatta direttamente dal software. Quindi vedete, non cambia tanto, cioè abbiamo solo un passaggio in più e quindi vi trovate già la vostra scatola fatta. Però devo ricordarvi che gli SVG li legge solo il software a pagamento, non quello base che avete quando prendete la macchina. Quindi se andate sul sito di Simone di creativamenteplotter.it vi trovate il Silhouette Studio Designer Edition. Vedete, qui dice apre e gestisce i file SVG. Io ve lo consiglio perché avete molte altre opzioni in più che quello base, proprio quello gratuito, non ha. Quindi andate sul sito, vi scaricate questa card, diciamo. Poi, se volete anche il software, qui troviamo il Model Maker. Vedete? Io spero di essere stata abbastanza chiara con questa piccola guida e se vi è piaciuto mettete vi piace, iscrivetevi al mio canale per essere informati dei nuovi video e ciao, al prossimo!